Ok, buonasera, grazie ancora di essere qua. Vi abbiamo chiamato ancora una volta per fare un po' il punto sulla situazione, su quello che è successo, quello che pensiamo succederà nei prossimi giorni e cose di cui abbiamo sicuramente il bisogno dell'aiuto di tutti. È difficile iniziare questa serata, un po' perché non è di solito... È sempre un po' difficile fare un'apertura, soprattutto quando si è abituati ai livelli di apertura di Claudio. Ed è difficile anche perché appunto manca Claudio, che dovrebbe essere quello che tutte le volte, in tutte le occasioni, apre le nostre assemblee e ha sicuramente la mano e il polso per fare meglio quello che sto facendo io. Ci provo, facciamo un attimo il punto della situazione, un pochettino di come siamo arrivati qua, di cosa è successo nell'ultimo periodo, e sicuramente tutte le persone che interverranno dopo di me avranno modo di spiegarsi e raccontare meglio di quello che posso fare io, la situazione che si è venuta a creare e dove vogliamo andare avanti con questa opposizione al Terzo Valico. Sicuramente noi siamo stati presenti fino adesso e continuiamo ad esserci con varie iniziative di resistenza popolare, iniziative legali, e continueremo a ribadire la nostra opposizione. Per me fare un discorso un pochettino più su questi punti diventa un pochettino più difficile che non sicuramente Claudio o molte altre persone che poi interverranno. Io ci tenevo a fare un pochettino un inquadramento di come sono andate le cose, ad esempio con le notizie recenti che sono avvenute. Abbiamo sentito parlare del MOSE, abbiamo sentito parlare di Expo e di recente anche degli arresti che ci sono stati nel torinese per l'Andrangheta. Abbiamo sentito parlare della chiusura del cantiere di Voltaggio, e quindi forse fare un attimo un'inquadratura per capire chi sono le persone che poi vengono a criticare noi, ad accusarci di terroristi, sovversivi o qualsiasi altra cosa. Forse il modo migliore è fare un pochettino, per come sono abituato io, un riassunto per date. Guardiamo cronologicamente un po' come sono andate le cose in questo, prendendo un esempio e su quello basandoci. Ad esempio, facciamo un piccolo parallelo tra quello che è successo in un caso nella Val Susa e per noi. 2011 è stata dichiarata fallita la ditta Italcoge SPA dal Tribunale di Torino. Era incaricata attraverso una trattativa privata e senza gara d'appalto di realizzare una recinzione al cantiere di Chiomonte. Subito qual è stata la reazione che ci si aspettava, cioè che non ci si aspettava dai politici? Abbiamo Esposito, Merlo, Baccuzzi, Portas. Le prime dichiarazioni sono state: in questo momento in cui molti stanno festeggiando, noi vogliamo esprimere la nostra vicinanza umana e politica ai lavoratori dell'Italcoge e alle loro famiglie. Non vado avanti a leggere tutta le frasi di circostanza, ma comunque il dito è stato puntato contro il problema dei Notav e contro i lavoratori dell'Italcoge, che è andata fallita e ha creato, se vogliamo, disoccupazione. Non hanno considerato niente. 12 settembre 2013, quindi sono passati 2 anni, era stato dato alle fiamme un cassone contenente materiale plastico. Dichiarazioni di nuovo che sono avvenute: questa escalation di violenza fa male non solo agli imprenditori, ma a tutta la Valle di Susa e soprattutto al movimento Notav. Ed è il commento di Fernando Lazzaro, uno dei fratelli titolari dell'Italcoge, quindi subito a fare le vittime. E ovviamente qualcuno che gli dava retta, che gli dava corda e che finiva sui giornali a inquadrare come negativo il movimento di opposizione e come positiva la ditta. Quindi alla luce, anzi, prima ancora Esposito dice: è la più classica delle ritorsioni in perfetto stile mafioso, quindi a questo punto i mafiosi sono in Notav. Alla luce di questa situazione, aggiunto Esposito, credo sia necessario che il ministro Lupi estenda le tutele antimafia anche alle imprese della Val Susa. Quindi non solo prima danno gli appalti, ma poi gli danno anche gli indennizi. Gli risponde Lupi: delinquenti che compiono azioni terroristiche. Quindi di fatto ne esce sempre un quadro che in Notav sono le bestie cattive, sono quelli che fanno le cose più efferate e non si guarda mai a chi sta lavorando dentro i cantieri. E con la conseguenza che poi c'è stata l'intenzione di allargare alle imprese che lavorano per opere di interesse nazionale e subiscono danni il fondo di risarcimenti
già previsto per le vittime di attentati dalla criminalità organizzata. Ed è anche un'altra affermazione che fa Lupi: il lavoro che fanno è un lavoro che è loro chiesto dallo Stato e queste persone mettono a rischio la famiglia, gli operai e i beni delle loro aziende. Quindi ne esce sempre che i cattivi sono in ottave. Cosa è successo nel 2014? Il Fatto Quotidiano dice: 'Ndrangheta a Torino asse boss imprenditori, ci mangiamo la torta tav'. Tra gli indagati c'è pure l'imprenditore falsosino Ferdinando Lazzaro, a capo dell'Italcoge, ora Italcostruzioni, quindi ditta fallita che non doveva più lavorare, attiva nel cantiere di ottave, che avrebbe smaltito illecitamente rifiuti. Quindi quelli a cui ha dato il lavoro lo Stato, parola di Lupi, sono quelli che sono finiti ora sotto indagine per lo smaltimento illecito. E sembra abbastanza strano che le cose debbano andare così, cioè chi si oppone non viene ascoltato, non gli viene mai proposto un incontro, una spiegazione, un confronto, e chi fa i danni veramente vengono tutelati dallo Stato. Addirittura in questa occasione ci sono state intercettazioni di boss con l'imprenditore: ce la mangiamo io e te la torta dell'alta velocità. Quindi frase di 'ndranghetisti: se arrivano in ottave con l'escavatore ci giriamo e ne becchiamo qualcuno, dice, e che cazzo, stiamo lavorando, spostatevi che dobbiamo lavorare, e col rullo gli vado addosso, cioè salgo io sul rullo e accelero, se non ti togli ti schiaccio, che dobbiamo fare, la guerra? Cioè in ottave sono venuti pericolosi, ma pericolosi per chi sta lavorando nei cantieri e ha degli interessi non leciti da andare a difendere. Ora, in tutto questo di recente è stato chiuso il cantiere di Voltaggio, e sul cantiere di Voltaggio di nuovo i giornali e i politici in qualche modo cercavano di far passare la notizia che il protocollo della legalità ha funzionato. Ora vediamo un po' questo protocollo della legalità. In realtà è stato firmato a Genova nel 2012 dalla prefettura di Genova, delle Sandre, RFI e COCIV, per le attività di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata in relazione alla realizzazione del terzo valico per garantire una rapida e corretta esecuzione dell'opera. Allora, come sono andate in realtà le cose con Voltaggio? Il 16 giugno il cantiere, un cantiere della Lauro è stato bloccato per la mancanza di requisiti in Val d'Aosta. Il 23 giugno, una settimana dopo, è uscito l'articolo sulla stampa. Il 24 giugno un articolo sul sito Ottavo Terzo Valico ribadiva la cosa. Il 27 giugno, quindi sono passati già 11 giorni, è stato bloccato il cantiere di Voltaggio. È stato bloccato dalla, però, come si dice, dalla direzione antimafia di Torino. Quindi viene a sorprendere che sono passati 11 giorni, i protagonisti del protocollo della legalità, in tutto questo cosa hanno fatto? Sulla stampa di sabato abbiamo letto: la prefettura di Alessandria si chiama fuori dalla vicenda del blocco del cantiere, la revoca del requisito è partita dalla direzione antimafia di Torino, ma è informata invece sulla protesta a Voltaggio dei lavoratori della Lauro. Anche in questo caso qua, quello che doveva essere il protocollo della legalità, che è stato sbandierato, non è neanche entrato in funzione, perché chi poteva avere l'occasione per far vedere che c'era efficienza a utilizzarlo, in realtà è stato anticipato dalla direzione antimafia di Torino, dopo ben 11 giorni, non è questione di mezz'ora, questione di un'ora, di un giorno. Sono passati 11 giorni e la dichiarazione, che poteva essere anche di circostanza un pochettino meglio formulata, è chiamarsi fuori. Stesso passo più o meno poi dopo anche hanno i sindacati, con una dichiarazione del tipo: abbiamo espresso grande preoccupazione per la sorte dei lavoratori e abbiamo chiesto al prefetto di fare in modo che COCIV si faccia carico della soluzione relativa ai dipendenti. Il loro obiettivo è preoccuparsi sempre dei dipendenti, non si sono preoccupati ad esempio che questi dipendenti avevano un contratto tale che li esponeva al fatto che lavorare in quei cantieri non è il famoso porta lavoro e da lavoro un lavoro tranquillo, duraturo, su cui uno può fare futuro, immaginare, crearsi, è un lavoro a tempo determinato, tant'è che gli è arrivata la lettera di licenziamento, e di questo sembra che anche i sindacati si sveglino in questo momento. Però di tutti i problemi che c'erano intorno al cantiere, di chi lavorava dentro il cantiere, dei problemi dell'amianto, dei problemi della salute, delle persone che vivono su questo territorio, sembra che fino ad oggi non si siano interessati. Ora, sicuramente si potrebbe andare avanti tanto, quello che potrebbe e sicuramente dovrebbe dire qualcosa di più, e lo dirà sicuramente meglio, è Claudio, che se riesco gli do voce. Claudio? Buonasera a tutti, mi sentite? Sentite?
pure troppo. Sì, 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 senti stile classico. Se non parlo io non senti loro, mi dispiace. Va bene, intanto buonasera a tutte e a tutti. Per me è davvero un piacere partecipare all'assemblea, anche se, come più, credo più o meno tutti quanti sappiate, lo sto facendo da Alessandria. Lo sto facendo da Alessandria perché credo che siete più o meno tutti a conoscenza della misura cautelare che mi è stata inflitta. E volevo incominciare con una cosa che per me è sempre una cosa importante. Innanzitutto volevo ringraziare uno per uno tutti i militanti, le donne e gli uomini del Comitato Notav Terzo Valico di Arquata, che con la raccolta firma hanno fatto qualcosa di straordinario. Poi ovviamente volevo ringraziare i miei genitori, perché io non posso più venire ad Arquata, ma so che anche loro ci hanno dato dentro a raccogliere le firme, so che anche loro ci danno dentro nel proseguire la lotta contro il Terzo Valico. E uno a uno voglio ringraziare poi tutti quelli che insomma hanno firmato questa raccolta firme. Lo voglio ricordare, 1011 persone che non hanno creduto a quell'accusa infamante che in qualche modo mi è stata mossa e rispetto a cui insomma tornerò brevemente. Diciamo così, oggi è anche una giornata un pochino infausta, perché la cattiva notizia che vi do, ma è l'unica cattiva notizia che do, poi darò solo esclusivamente buone notizie, è il fatto che oggi mi è arrivata la risposta da parte del Tribunale di Alessandria, perché avevamo presentato formalmente richiesta che mi venissero tolte le misure cautelari e quindi potessi tornare nei comuni interessati dal Terzo Valico. La richiesta è stata purtroppo respinta, perché viviamo in un paese in cui le testimonianze di un operaio del COCIV valgono certamente di più dal punto di vista di un notav, e questo io credo che rappresenti per l'ennesima volta, diciamo così, una vergogna tutta quanta nostra, tutta quanta italiana. Un operaio dice qualcosa che non mi stancherò mai di dirlo, è qualcosa di falso. Io vado a raccontare in realtà come sono andati gli eventi, però, come dire, decidono che io debba continuare a essere interdetto da poter venire ad Arquata in tutti gli altri comuni interessati dal Terzo Valico. E guardate, questa non è l'unica cosa che ci è successa ultimamente da quel punto di vista lì, no? Sapete tutti, sono arrivate un sacco di denunce per la manifestazione del 5 aprile ad Arquata, oltre 50 denunce, e sono arrivati 15 fogli di via, ragazzi, anziani, giovani, insomma come sempre, dei comitati della Liguria, che erano la manifestazione del 5 aprile, gli è stato dato il foglio di via da parte della questura di Alessandria e quindi loro non potranno più tornare in Piemonte. Allora innanzitutto io credo che noi li dobbiamo ringraziare, questi ragazzi, perché erano con noi il 5 aprile ad Arquata, quando in migliaia di persone siamo arrivati al cantiere di Radimero, abbiamo fatto secondo me la cosa giusta che andava fatta, ribadire per l'ennesima volta che quelle recinzioni non siamo disposti ad accettarle e ribadire per l'ennesima volta che la lotta contro il Terzo Valico è lungi dall'essere fermata. Però guardate, noi come sempre non ci piangiamo addosso davanti a queste cose qua, non ci piangiamo addosso davanti alle denunce, davanti ai fogli di via, semplicemente notiamo, questo secondo me lo diceva già bene Francesco, che c'è una simmetria spaventosa fra quello che facciamo e quello che ci viene contestato dalla magistratura, ma al tempo stesso c'è una simmetria spaventosa fra il fatto che ci sono decine di procedimenti aperti a carico di attivisti del movimento Notav, ma non c'è un solo procedimento aperto da parte delle procure di Genova e delle procure di Alessandria per quanto riguarda le brave ditte che lavorano all'interno dei cantieri del Terzo Valico. E come dire, la storia della chiusura del cantiere di Voltaggio è un qualcosa che dal mio punto di vista è emblematico, no? È emblematico perché l'avevamo detto e lo diciamo da un sacco di tempo, che costruire il Terzo Valico avrebbe portato infiltrazioni da parte della mafia, da parte dell'Andrangheta, da parte della Camorra. E un anno e mezzo dopo, da quando abbiamo incominciato a dirlo, puntualmente arriva questa interdittiva nei confronti della Lauro, che era una ditta, la ditta che stava lavorando allo scavo del foro pilota di Voltaggio, e con questa interdittiva insomma si va verso la chiusura del cantiere, hanno tempo fino a venerdì per mettere in sicurezza il cantiere, dopodiché quel cantiere è destinato a chiudere le porte. Stanno raccontando, lo diceva sempre bene Francesco, siamo davanti insomma a delle mele marce, no? Però guardate un po', queste mele marce incominciano a essere un pochino tante. Casualmente c'è un imprenditore di Tortona che era il proprietario di una ditta dove doveva arrivare lo smarino dei lavori di risulta del Terzo Valico, e anche a lui è stata data un'interdittiva antimafia. Casualmente la Lauro, che lavora all'interno del cantiere di Voltaggio, gli è stata data un'interdittiva antimafia, e lo dirà dopo di me, credo sicuramente qualcun altro, insomma, e tutte le ditte che abbiamo censito interessate ai lavori del Terzo Valico sono tutte quante ditte che hanno avuto dei problemi incredibili con la giustizia, e permettetemi anche insomma di aggiungere questo elemento in più,
e ci fosse una sola persona delle nostre terre che sta lavorando all'interno dei cantieri del Terzo Valico. Mentivano perché sono dei bugiardi quando raccontavano che il Terzo Valico avrebbe portato lavoro al territorio. Al territorio di lavoro purtroppo non è arrivato davvero pochissimo, e invece a lavorare arrivano le solite ditte, i soliti noti. E guardate, non sono le mele marce, provate solamente a immaginare che il direttore del COCIV, il consorzio che come tutti sappiamo costruisce l'opera, il direttore si chiama Pietro Paolo Marcheselli. Pietro Paolo Marcheselli lavorava anche nel Mugello. È stato condannato dalla Corte d'Appello, quindi in secondo grado, a 4 anni e mezzo di reclusione per traffico illecito di rifiuti. Ora, vi sembra un paese normale, un paese in cui chi è stato condannato a 4 anni e mezzo per traffico illecito di rifiuti, perché stava costruendo una linea ad alta velocità, può continuare a fare il direttore del COCIV e costruire il Terzo Valico qua da noi? No, evidentemente non lo è un paese normale, e diciamo che probabilmente siamo anche abbastanza stufi di tutti quelli che si dicono democratici e continuano a voltarsi dall'altra parte davanti a questo scempio e davanti a queste cose assurde. E poi, come dire, c'è la notizia che secondo me è proprio la notizia di questi giorni, che ben ci fa pensare che nonostante tutto questo, nonostante sia stato appena chiuso un cantiere, diciamo così, per infiltrazioni mafiose, COCIV è bello convinto nell'andare avanti, e non abbiamo, diciamo così, sentito una voce autorevole anche da parte delle persone che non per forza devono far parte del movimento contro il Terzo Valico, ma che dovrebbero avere a cuore, come tutti noi, il fatto che le nostre terre non vengano infiltrate, il fatto, come dire, di tutelarci dal problema dell'amianto, dal problema dell'istruzione delle sorgenti, delle falde acquifere. Nonostante questo, lo sapete, il 9 e il 10 luglio sono arrivati gli espropri. Sono arrivati espropri sia ad Arquata sia a Serravalle. Guardate, io credo che la pagina della battaglia degli espropri del movimento contro il Terzo Valico è stata probabilmente in assoluto la pagina più bella che noi abbiamo scritto. È stata una pagina in cui ci siamo trovati davvero in centinaia di persone tutti quanti insieme, ad Arquata ce lo ricordiamo, insomma, eravamo su Amoriassi, avevamo bloccato le strade d'ingresso dalle Vaie e dalla galleria per Prato Lungo. Ed era stato un momento in cui ci eravamo riscoperti comunità, era stato un momento in cui si stava tutti quanti insieme, un momento in cui, mi ricordo, passavano le persone a portarci l'acqua, a portarci da mangiare. Insomma, c'era una battuta che circolava in quel periodo, che a fare i presidi contro gli espropri tutti quanti ci eravamo presi un po' di chili, perché nonostante che fossimo sempre per la strada e dormivamo pochissime ore, però, come dire, venivamo veramente coccolati dalla popolazione arquatese, venivamo veramente coccolati da tutti quanti. Guardate, io credo una cosa che è una cosa importante dal mio punto di vista, ma secondo voi è possibile che neanche 10 giorni dopo la chiusura di un cantiere per infiltrazioni mafiose vengano nuovamente a provocare, provando ad eseguire gli espropri? Bene, guardate, io penso proprio di no. Allora io credo anche che questa sera noi dovremmo dirlo forte e chiaro, dovremmo dirlo al prefetto d'Alessandria, dovremmo dirlo al questore d'Alessandria, che è una provocazione pensare di venire nuovamente ad eseguire gli espropri 10 giorni dopo quello che è successo, e che questa provocazione la vogliamo rispedire al mittente. E poi anche permettetemi di aggiungere ancora un elemento, che è questo: tutti quanti vi ricorderete, abbiamo fatto un pezzo di strada insieme con l'amministrazione comunale di Arquata Scrivia, poi insomma, diciamo così, questo legame si è un po' rotto, abbiamo avuto delle valutazioni differenti rispetto alla questione per esempio della firma della moratoria, ve lo ricorderete tutto quanto. Guardate, io credo che questa sia invece l'occasione da parte dell'amministrazione comunale di Arquata di dimostrare per davvero in modo definitivo da che parte sta, e quindi davvero io credo che ci sia bisogno che il sindaco d'Arquata Spineto alzi forte, chiara, autorevole la sua voce e chieda che gli espropri vengano bloccati, perché ne avremo bisogno, diciamo così, di questo passaggio, e perché questo potrebbe rappresentare il fatto, che è la cosa che io mi auguro, che tutti quanti decidano, diciamo così, di usare la testa, di usare il cervello e di capire che non si può provare nuovamente ad eseguire gli espropri davanti al fatto che, come dire, avevano raccontato che avrebbero spiegato l'utilità dell'opera, avrebbero spiegato perché dovevano eseguire gli espropri, invece in realtà non c'è stato nulla di tutto questo, la stiamo aspettando ancora oggi, la prima riunione del COCIV ad Arquata per spiegare agli arquatesi per quale ragione bisogna costruire il Terzo Valico. Io concludo dicendo una cosa che per me rappresenta una cosa importante. Vi ricorderete, addirittura il 6 ottobre del 2012 avevamo fatto una manifestazione che probabilmente è stata la più grande delle manifestazioni contro il Terzo Valico da Serravalle Arquata, e questa manifestazione qua l'avevamo fatta con uno striscione d'apertura che diceva: la terra non si espropria, la dignità non si compra. E abbiamo anche scoperto, purtroppo, col passare del tempo,
che qualcuno la terra se l'è fatta espropriare, qualcuno ha preso un sacco di soldi da Kociv e qualcuno, diciamo così, ha pensato di risolvere il problema pensando che il problema riguardasse esclusivamente la propria casa, il proprio pezzo di terra, non capendo invece che in gioco c'è la salute, c'è l'ambiente, insomma, di un'intera comunità. Però guardate, invece c'è una parte che secondo me è in assoluto la parte migliore, la parte più straordinaria, che sono ancora quelle decine di donne e uomini che non hanno accettato di scendere a patti col Kociv, sono quelle decine di donne e uomini che non si sono fatti comprare coi soldi, sono quelle decine di donne e uomini che, permettetemi di dirlo, rappresentano la parte migliore della comunità d'Arquata, quella che di Arquata e Stravalle, naturalmente, perché gli espropri, sapete, saranno anche a Stravalle, e sono quelli che hanno pensato che dietro l'esproprio, anche magari a volte del loro piccolo pezzo di terra, c'è invece un'idea più grande, che è l'idea della lotta che stiamo facendo ormai da 2 anni e mezzo, insomma, abbiamo ripreso a costruire il movimento contro la costruzione del Terzo Valico. E io credo, come dire, che dobbiamo fare una cosa che è una cosa molto semplice, molto banale, il 9 e il 10 luglio. Esattamente come l'abbiamo fatto nel 2012, esattamente come l'abbiamo sempre fatto, dobbiamo tornare nelle strade tutti quanti insieme, dobbiamo provare a bloccarli, dobbiamo provare a fermarli quegli espropri. E permettetemi di concludere solamente dicendo una cosa. Fra quella parte, diciamo così, di persone che io definivo la parte migliore, quelli che non sono scesi a compromessi col Kociv, quelli che non si sono espropriati, ne voglio ricordare uno, che è il nostro Sandro Bolgiani, che se n'è andato e se n'è andato senza che Kociv riuscisse a eseguire il suo esproprio. Quindi il 9 e 10 luglio davvero, tutti quanti in piazza, tutti quanti in strada, respingiamo il Kociv, respingiamo le provocazioni, per l'ennesima volta facciamolo per noi, per i nostri figli, per la nostra terra, e lo facciamo con Sandro nel cuore. Grazie a tutti, vi abbraccio. Grazie Claudio. Ovviamente come Claudio non c'è nessuno, anche via Skype. Allora adesso poi chiudiamo la parte, ecco, Claudio continua a seguirci anche se non lo vediamo, e passo la parola a Davide, se ci racconta qualcosa lui. Sì, buonasera a tutti, saluto Claudio se ci sente. Io non mi sono preparato nulla da dire, mi hanno chiesto di fare un po' il punto sulla situazione delle ditte e a Lauro, delle cose che abbiamo scoperto e pubblicato sul sito e insomma dei fatti di cronaca dell'ultima settimana, che non sono pochi, e insomma un po' tutto quello che riguarda i lavori. Come diceva Francesco, alla Laura è stato revocato il contratto che aveva con Kociv nel cantiere di voltaggio, quindi entro una settimana dovrebbe smettere di lavorare dopo aver messo il cantiere in sicurezza. La Laura è quella che si occupa degli scavi, quindi venendo meno loro in teoria dovrebbe bloccarsi l'avanzamento dei lavori, poi però in realtà in quel cantiere ci lavorano altre ditte, non è che è stato proprio, mi risulta, chiuso il cantiere. Per esempio l'altro giorno c'erano dei camion di un'altra ditta, la Berti, abbiamo censito anche quella, che portava via lo smarino e lo metteva nella cava cementir di fronte, quindi magari quel tipo di lavoro lì andrà avanti, non lo so, vedremo. Sulla Laura si è detto tanto, comunque non ve lo devo dire io perché era un po' su tutti i giornali, lo saprete, insomma, cosa è successo. Avevano a che fare con un personaggio legato all''Ndrangheta e gli sono state revocate le autorizzazioni per lavorare nei cantieri delle opere pubbliche. Prima gli hanno chiuso i cantieri a Novara e in Val d'Aosta e poi dopo a Ruota sono arrivati anche da noi. La cosa non ci stupisce, perché? Perché noi l'avevamo detto circa un anno fa, quando sono comparsi i primi mezzi a Lauro qui a Voltaggio, gli avevamo fatto le pulci, come facciamo con ognuna delle ditte che viene a lavorare qui sul nostro territorio, avevamo scoperto delle cose abbastanza pesanti sul loro conto. Sono una delle ditte che ha i precedenti penali più pesanti, tra le 15 più o meno che abbiamo censito, e loro per esempio hanno 2 processi aperti per tangenti, per... aspettate che controllo perché l'ho scritto io, ma sono talmente tante le ditte ormai che non mi ricordo più nemmeno quello che ho scritto. Ecco, quindi c'è corruzione, truffa aggravata ai danni dello Stato e false fatturazioni in 2 processi diversi, uno a Torino e uno nel Vercellese. Questa è un po' la cifra di questa ditta, non è che si discosti tanto dalla media delle ditte che lavorano lì in quel cantiere e negli altri cantieri.
Le abbiamo, come vi dicevo, in questo documento che abbiamo presentato a Novi un mesetto fa, lo trovate penso qui dal comitato locale se non ce l'avevate sulle sedie, questo lavoro che raccoglie un po' 2 anni di inchieste giornalistiche che abbiamo fatto sul sito notavterzovalico.info, che spero leggiate. Se non lo leggete male, fatelo, perché ci sono un sacco di informazioni, di cose interessanti. Questo lavoro riassume un po' 2 anni di lavoro, ecco. E insieme ad una cartina che mostra un po' la dislocazione di queste ditte nei vari cantieri, nei vari punti dell'opera, c'è una brevissima descrizione, poi sul sito la trovate in versione estesa, di che cosa hanno fatto. E su quasi tutte c'è qualcosa da dire. Se non sono procedimenti penali, sono legami con persone, con politici o con mafiosi. Abbiamo per esempio la RCT, che è una delle ditte che faceva le trivellazioni, che ha un processo per concussione, associazione a delinquere, abuso d'ufficio, malversazione, indebita percezione dei contributi pubblici, truffa aggravata, insomma questa è solo una. Poi ci sono le ditte di Lunardi, quello che con la mafia bisogna convivere, infatti si è visto nell'ultima settimana che ci convivono senza nessun problema. La Lauro stessa, di cui ho appena parlato. La Sielte, che è una ditta di Catania, i cui proprietari erano in società con un uomo legato in qualche modo alla mafia siciliana. Calcestruzzi, Talcementi, che sono implicati in una marea di procedimenti penali, truffe nelle forniture, cemento scadente, legami con la mafia sulla Salerno Reggio Calabria. La Di Vincenzo, che è una ditta che abbiamo trovato qui per caso a Moriassi a girare, poi non sono finiti a lavorare nei cantieri, stavano facendo un sopralluogo, una perlustrazione per vedere un po' che aria tirava in questa zona, ed è una ditta che giù in Calabria ha costruito delle scuole interrando sotto le fondamenta tonnellate e tonnellate di rifiuti tossici. C'è Roberto di Tortona, che insomma tutti i sassi sapevano che era un mafioso, ci sono voluti 10 anni per metterlo nero su bianco, però l'hanno fatto. Adesso c'è un'interdittiva antimafia su di lui. Poi c'è la Lande di Napoli, questi hanno legami con la Camorra, stavano lavorando al cantiere a Libarna, facevano riqualificazione ambientale, penso lavorassero su come deve essere fatto lo stoccaggio dello smarino lì nella piana di Libarna, e loro erano finiti nell'inchiesta sul G8 dell'Aquila, inchiesta a grandi opere in cui c'erano Verdini, Fusi, insomma tutta la cricca, insomma mafia, massoneria. La Pamoter di Genova, che è una delle più grosse ditte di Movimento Terra genovese, che lavora a stretto contatto con Mamone, con la Ecoge, che è forse uno dei più grossi riciclatori di denaro dell'Andrangheta in Liguria, e non solo in Liguria. C'è un'altra ditta di Sorrento, Cipa, e anche questi hanno lavorato sulla Salerno Reggio Calabria, consorziati con altre ditte, anche qui truffe nelle forniture di cemento, tangenti, false fatturazioni, legami con la mafia. La Berti Sisto, che è quella che vi dicevo prima, quella che tira fuori lo smarino dal cantiere di voltaggio e lo porta dall'altra parte della strada nella Cementir, condannata questa per il disastro ambientale del Mugello, insieme a, come diceva Claudio, Marcheselli, che è direttore del COCI, ve lo era anche dei lavori nel Mugello, quindi ci immaginiamo che tipo di lavoro possono fare. L'ultima, Antonini SRL, 2 anni e mezzo per omicidio colposo, per la morte di un operaio in un cantiere, un evasore fiscale, 1,2 milioni di euro di evasione, e lavora sulla Castagnola. Poi è successo che hanno dato questa interdittiva alla Lauro e tutti si sono stupiti. Non ci si può stupire a fronte di una cosa del genere. Poi sono successe altre cose, perché nell'ultima settimana è successo un piccolo terremoto politico-giudiziario. Ecco, noi ne avevamo avuto sentore perché cominciavano una settimana, 10 giorni fa, a girare le prime voci sulla Lauro, sul fatto che avesse perso dei requisiti in Valle d'Aosta. E abbiamo detto: cosa sta succedendo? Poi è arrivata la commissione antimafia a Torino, si sono riuniti Esposito, Rosi Bindi e compagni, e hanno detto: guardate che noi siamo attenti, siamo attenti sulla TAV, sul Terzo Valico, noi ci stiamo guardando,
tutti a chiedersi ma perché stanno dicendo queste cose, come se volessero mettere le mani avanti, a cosa serve una cosa del genere. Tre giorni dopo si è scoperto, hanno arrestato 20 persone e quindi hanno cercato di gestirla politicamente in questo modo qua, dicendo guardate che lo Stato c'è, che è una cosa che non vuol dire nulla, però in queste occasioni si dice sempre, no? Lo Stato c'è, stiamo controllando, siamo attenti. Peccato che di quelle ditte, di quei mafiosi, quegli imprenditori che hanno arrestato lì in Val di Susa, non si è detto quasi nulla, è stato trattato come un mero fatto di cronaca, che invece non lo è. Io ho avuto per le mani un'ordinanza che è di 1000 pagine, devo ancora finire di leggere perché mi è arrivata 2 giorni fa, e però ci sono scritte delle cose tremende. Quello che è stato raccontato dai media è neanche un decimo. C'era scritto per esempio che un uomo del PD che è il capo dell'aeroporto di Sagat, dell'aeroporto di Caselle di Torino, era lì per paga di questi qua, che prendeva soldi per appartargli i lavori dell'aeroporto. C'erano scritte molte altre cose, c'era scritto per esempio che hanno lavorato nel cantiere TAV di Chiemonte, mentre tutti, politici e giornalisti, hanno detto però sono stati arrestati in tempo, non hanno lavorato nel cantiere di Chiemonte. Falso, hanno lavorato come? Hanno fatto tutti gli asfalti del cantiere di Chiemonte, vedete un po' voi se non hanno lavorato. E poi anche qui, siccome anche noi, voglio dire, la presenza per via della vicinanza con il torinese, che è una zona molto più impestata dalle varie mafie della nostra provincia, la vicinanza con loro fa sì che là ci siano molte più ditte che hanno problemi di questo tipo o agganci di questo tipo. Da noi però non ci facciamo mancare nulla. Per esempio, pochi giorni dopo la chiusura del cantiere di Voltaggio, noi abbiamo pubblicato sul sito proprio 2 o 3 giorni fa la notizia che un'altra ditta che si chiama Mussano e Baracco di Casale, ha preso i lavori sulla Castagnola, no? sul foro pilota della Castagnola, nell'abitato di tra Borgo Fornari e Fraconalto. E qui dite, diciamo finalmente, una ditta del territorio, questa è di Casale, della nostra provincia. Poi vai a vedere chi sono e vedi che sono citati nell'inchiesta Minotauro, quella che ha fatto arrestare 150 persone in tutto il Piemonte, che sono, che hanno lavorato insieme ad un signore che si chiama Macri, che era socio di forse uno tra i più grossi andranghettisti di tutto il Piemonte, Iaria, lo stesso che lavorava nei cantieri di Chiemonte. Le ditte sono le stesse, sono gli stessi personaggi, le stesse ditte che sono finiti in questa inchiesta che ha portato adesso in carcere 20 persone. E questi stanno lavorando adesso qui alla Castagnola e hanno tutte le autorizzazioni a posto. Domani probabilmente ne uscirà un'altra che abbiamo scoperto tra ieri e oggi, un'altra ditta che sta lavorando attualmente sul ponte a Gavi, che dovrebbe essere demolito per essere ricostruito raddrizzando la strada. Si chiama Maeg, mi pare. Anche lì ci sono dei precedenti penali abbastanza rilevanti e poi domani li vedrete sul sito. Ecco, quindi si va avanti così, ogni ditta che troviamo ha il suo perché, non ci sono ditte che arrivano qui per caso. Quello che sta cercando di fare la politica invece è di spiegarci che ci sono delle mele marce, la solita retorica delle singole ditte da levare, dell'opera che però serve, del sistema che funziona, dei controlli che ci sono, non c'è nulla di tutto questo. Quello che noi non ci stancheremo mai di dire è che è un sistema che è criminogeno di per sé, cioè che è fatto apposta per far lavorare queste persone. Perché? Perché l'opera non ha mai visto una gara d'appalto, è stata data 20 anni fa, ancora l'ultimo regalino della Prima Repubblica, è stata data in affidamento diretto al COCI, 6 miliardi e 2 di euro senza una gara d'appalto, una roba che non si è mai vista in tutta Europa, almeno dal 92 in poi, da quando è cambiata la normativa, eppure noi ce l'abbiamo. Non c'è nessun controllo sui costi, sui tempi, che permette il proliferare di questi fenomeni criminali. Al COCIV viene delegato il controllo sulle ditte e non al pubblico, cioè il COCIV che controlla l'eticità, la correttezza di queste ditte. Ecco. Se non li fermava l'antimafia, questi qua continuavano a lavorarci con la laurea, poi magari non lo sapevano neanche che avevano contatti con Andrea, ma tant'è che se tu demandi ad un privato che non gliene frega niente di controllare
il rispetto della legalità, questa parola così abusata che non vuol dire nulla. Se tu lasci a loro questo compito, è chiaro che prima o poi qualcosa del genere succede. E quindi quello che stanno cercando un po' di fare, mi pare, sia da una parte i massimi livelli con questa commissione antimafia di cui vi ho parlato, che avete visto probabilmente una settimana fa su tutti i telegiornali, e sia anche a livello locale, politica locale, sindacati che dicono che sì, vabbè, la legalità, però bisogna tutelare il lavoro agli operai. Poi si sta cercando di fare questo, legittimare, dare agibilità politica a queste ditte, cercare di il prima possibile cambiare nomi e andare avanti come se nulla fosse successo. Ecco, secondo me noi su questo dobbiamo insistere, su questo dobbiamo battere, che non è così, e che è un'opera che va smontata dalle basi, va rimessa in discussione e va finalmente fermata. Su questo però, insomma, non lascio la parola all'assemblea su questo, e anche perché ci sono delle cose da fare più importanti, come diceva Claudio, sono arrivati gli espropri, non sapevo, quindi penso che adesso dovremmo parlare un po' prima di tutto di questa roba qui. Grazie e buona serata. Grazie Davide. Proseguiamo, c'è Gianfranco, che penso sia uno dei primi dopo Claudio a cominciare a parlare degli espropri, vero Gianfranco? Vediamo, dai. Sì, buonasera a tutti. Intanto la prima cosa che secondo me è importante, che dobbiamo anche ribadire, è che siamo tanti. Ed è una cosa importante perché, come avete capito, nell'ultimo periodo tutto quello che hanno potuto studiare per dividerci l'hanno studiato, no? Ossia, se c'è una possibilità di tentare di dire sempre che c'è il buono e il cattivo, quello bello e quello brutto, che la cercano. E come avete visto non si sono limitati a cercarla, più o meno qua ci hanno denunciato a tutti, no? Denunciati, non si dice denunciati, ci hanno avvisati che siamo indagati per vari reati. E questa cosa dovrebbe portare secondo loro? A scoraggiarci, dovrebbe portare a farci pensare che fra noi non siamo più d'accordo. Ecco, per questo io voglio cominciare ripetendo come ci siamo messi insieme. Noi ci siamo messi insieme perché siamo contro il terzo valico, perché pensiamo che l'idea di costruire un treno ad alta velocità che parte da Genova e arriva a Rivalta, ma è una roba che non sta da nessuna parte, lo capisce chiunque. Come dire, noi non abbiamo chiesto a nessuno di che partito era, cosa pensava, cosa faceva, dove andava. Noi abbiamo detto a tutti: guardate, non hanno ascoltato nessuno. E anni e anni, non che gli ambientalisti o... No, è anni e anni che tutti quelli che studiano gli spiegano che quell'opera lì è inutile, che lì c'è l'amianto, che costerà l'ira di Dio. Non hanno ascoltato nessuno. Nessuno. Quindi noi ci dobbiamo mettere insieme e dobbiamo cercare di fermarli. Noi abbiamo fatto, lo so che questa cosa urta perché non si deve fare, ma sapete quando siamo diventati, quando davvero abbiamo cominciato a attirare l'attenzione, a farci sentire? Quando hanno mandato gli espropri alla Libarna, i primi. Quando le persone della Libarna hanno cercato gli attivisti e gli hanno detto: noi non vogliamo che ci facciano l'esproprio. Ecco, in quel momento lì, quando noi siamo riusciti in qualche modo tutti insieme a fermare gli espropri, noi abbiamo fatto una cosa che ha fatto discutere tutti. Da lì in poi, logicamente, come dire, noi abbiamo moltiplicato l'informazione, no? Cos'era l'amianto, cos'era il percorso, le cose che diceva adesso Davide sulla mafia, le abbiamo fatte in tutto il territorio. E abbiamo messo in campo una cosa grossissima, guardate. Prima si parlava della manifestazione che da Saravale è venuta arcuata. Abbiamo fatto una cosa che non era mai successa nella storia. Nessuno era mai, non si era mai visto. E probabilmente a quella manifestazione c'era una massa di persone che era addirittura la prima volta che andavano a una manifestazione.
E beh, questo non ce lo dobbiamo, far portare via. Sì, è chiaro che non è così semplice, non è che c'è sempre 2000 persone disponibili a venire. No, magari fosse così, sarebbe, lo capiamo tutti, sarebbe tutto diverso. Però queste persone ci sono ancora, E sono ancora contro il Terzo Valico. Non esiste quello che hanno cercato di dire loro, che c'è un gruppetto, che sono sempre gli stessi, che... No, non funziona così, E stasera ce ne abbiamo l'ennesimo esempio. Certo, loro c'hanno i soldi, c'hanno la forza, c'hanno tutto. Però ogni tanto capita anche cose come queste, che per una volta, no? Per quello che ci riguarda noi, visto che ce l'abbiamo avuto tanto addosso, la magistratura fa il suo lavoro. E se fa il suo lavoro, viene fuori che non era vero che noi eravamo così agitati, brutti, sporchi, che vedevamo solo il cattivo. No, no, viene fuori che lì c'è delle aziende che sono implicate nella mafia. E guardate che quando dicono c'è qualcuno che dovrebbe garantire che queste aziende... Ma perché deve succedere una cosa del genere? Sapete cosa stanno dicendo fra tutti, compresi i politici? Che coi soldi pubblici hanno dato da gestire un'opera al COCIV. Coi soldi pubblici, Ora, perché non deve essere il COCIV che garantisce che non c'è la mafia? Perché qualcheduno deve dire c'è gli enti preposti? Ma enti preposti a fare che? A controllare che i soldi pubblici non vengano dati ai mafiosi? Ma com'è possibile una cosa del genere? Da questo punto di vista qua, io credo che in questo momento qua noi giochiamo tutta questa partita, E la dobbiamo giocare bene. Adesso ci sono gli espropri, la prossima settimana. Io penso che ci vedremo ancora, io non so poi come, qui ad Arquata. Io credo che il 9, che è il primo, debba esserci tanta gente. Abbiamo bisogno, faremo come sempre attenzione perché nessuno che non deve essere coinvolto venga coinvolto in niente, ma abbiamo bisogno che ci sia tanta gente che dice no, non ti lasciamo fare l'esproprio. Guardate, è stata l'unica cosa davvero grossa che siamo riusciti a fare, e ha messo in moto le cose che si diceva prima. Non ci spaventiamo, sono passati 2 anni e mezzo non sono pochi, magari qualcuno è stanco, qualcuno pensa che chissà che. Cosa dico io a tutti? Pensiamo come discutevamo un mese fa, molti di noi, io, fra quelli, dicevano guarda, noi abbiamo fatto di tutto, però a voltaggio lavorano, no? E quindi, come dire, non riesco mica a fermarli. Adesso a voltaggio non lavorano. Quindi da questo punto di vista noi dobbiamo pensare che le nostre vittorie le paghiamo care perché ci denunciano, ma anche le loro ogni tanto sono vittorie di Pirro, e che se noi siamo capaci, ossia se stiamo insieme, se riusciamo ad andare avanti, e beh, insomma, come dire, facile la vita non gliela rendiamo. Io l'ho già fatta molto lunga, non ho niente da dire. La cosa che chiedo a tutti in questo momento qua è di darci, come dire, l'uno con l'altro un affidamento, che è quello di dire che torniamo con la forza che avevamo 2 anni fa a dire dappertutto che quest'opera va fermata. Argomenti ne abbiamo ancora di più di prima, e insieme al fatto che lo diciamo, e beh, insomma, ci facciamo anche vedere che se possiamo, noi facciamo di tutto per fermare quest'opera, sempre tutti insieme e sempre discutendone dappertutto. Una cosa che non riusciranno a fare è quella di farci andare in giro con la faccia nascosta. Mi viene da dirlo in dialetto, no? Io ho 61 anni e non c'ho voglia di andare in giro di nascosto.
Io sono contro il Terzo Valico, lo sanno tutti, sono uno di quelli che se può organizza la resistenza contro il Terzo Valico. Non ci fermeranno, non ci spaventiamo, ci saremo, ci siamo adesso, ce l'avevamo l'anno scorso e ci saremo ancora anche in avanti. Perché, come diceva Claudio, questo movimento ha costruito anche rapporti fra la gente, ci ha messi insieme, ci ha fatto vedere che si può tutti insieme fare delle cose, basta davvero perché l'ho fatta lunga. Io mi raccomando, il 9, tutti quelli che possono devono venire a darci una mano. Grazie, avete già cominciato a vedere in TV, Claudio non è l'unico che ha delle restrizioni sulla libertà di movimento, e vediamo qua in collegamento da Isoverde, Lorenzo, mi senti? Ciao, sì, ti sento. Ok, tutto tuo il microfono. Ciao, fa strano no? Non poter essere andare qua insieme a voi, si sente? Sì, sì, fa strano anche noi, si sente. Beh, il Terzo Valico fa fare anche queste cose, parlare davanti a un computer alle persone in mezzo a una piazza. Pensavo che fosse una cosa che non mi sarebbe mai capitata, invece una cosa nuova. Sì, diciamo, noi la prendiamo così col sorriso, perché sappiamo di essere dalla parte giusta, sappiamo di partecipare a qualcosa di grande, però non poter oltrepassare l'Appennino per noi è una grande privazione della nostra libertà personale, soprattutto per noi che abitiamo in Valverde, proprio a pochi chilometri dal passo della Bocchetta, e le nostre storie, le storie delle nostre famiglie sono fatte di momenti da una parte e dall'altra dell'Appennino. Noi siamo più soliti andare nei boschi di Voltaggio che in via 20 Settembre a Genova, e quindi non è facile per noi accettare una quotidianità senza poter entrare in Piemonte. Però, ripeto, la prendiamo col sorriso, perché sappiamo di aver fatto la cosa giusta e siamo contenti di averla fatta. E se qualcuno voleva spaventarci, se qualcuno voleva farci demordere, ha sbagliato i suoi piani. Sono sicuro che il 9 ci saranno persone che da Liguria raggiungeranno il Piemonte e saranno insieme a voi a fermare gli espropri. Ecco, in questi giorni qui da noi il cantiere di Cravasco, che è una delle quattro gallerie di servizio alla galleria principale, ha iniziato la sua attività. Proprio alcuni giorni dopo che il cantiere di Voltaggio è stato fermato, Cravasco, dopo mesi in cui il cantiere era una farsa, ha iniziato, tra il silenzio delle istituzioni, tra il silenzio di tutti. Ci siamo accorti dell'inizio dei lavori per il passaggio dei camion dal paese, per una nuvola di polvere che si alza da quella zona dalla mattina alle 7 alle 2 di notte. E questo sarà un ulteriore stimolo per andare avanti e per questo weekend, il 5 e 6, fare una o due giorni veramente ricca, veramente partecipata, veramente sentita. Una o due giorni che avrà un unico grande obiettivo: dimostrare che ci siamo, dimostrare che i fogli di via, dimostrare che la repressione, dimostrare che i camion che passano per il paese non ci scoraggiano e che abbiamo la voglia di andare avanti. E che abbiamo la voglia e la forza di mettere i bastoni tra le loro ruote. Ogni volta che ne avremo l'opportunità, noi ci saremo e infileremo il bastone tra le loro ruote. Quindi, diciamo, sui fogli di via, sulla situazione che c'è in atto ora, sulle ditte che stanno lavorando sul Terzo Valico, mi sembra che siano già state dette molte cose, altre ne verranno dette. Però ecco, io molto brevemente ci terrei a rimarcare l'importanza della partecipazione di tutti, anziani, uomini, donne, bambini. Dobbiamo esserci tutti, dobbiamo esserci sempre di più agli espropri come momenti di festa il 5 e il 6. Dobbiamo esserci per dimostrare che il nostro movimento è vivo
e continua a crescere e alla fine dovrà essere per forza vittorioso. Quindi io con queste poche parole vi saluto e spero che ci si vedrà presto. Ciao! Grazie Lorenzo. Aggiungo che ti abbiamo sentito benissimo, ti abbiamo visto anche abbastanza bene, andava un po' scatti perché si vede che a Isoverde vogliono fare il treno ad alta velocità, ma l'alta velocità nella connessione dati, dicevi ieri, non ve la danno ancora. E quello invece sarebbe il progresso, non il treno nella montagna. Noi andiamo avanti, vi lasciamo il microfono aperto, nel senso che potete ascoltare noi, potete staccare il video così risparmiamo anche noi un po' di banda, e comunque continuate a sentirci in audio e vederci, perché voi continuerete a vedere anche noi. Grazie, andiamo avanti. Ciao! Dunque, Francesco, il mio omonimo, un po' anche lui versante genovese, grazie di essere venuto. Grazie a voi. Buonasera a tutti. Io non potrei e non vorrei aggiungere altro a quello che ha detto Lorenzo, in realtà, che tra l'altro saluto e abbraccio, perché io sono qui e diciamo che l'unica cosa che posso fare in più è salutarvi, abbracciarvi dal vivo in carne e ossa, mentre lui lo può fare soltanto su internet, e come diceva è una cosa veramente assurda. Io tra l'altro appunto sono qui a parlarvi e non possono esserci persone al momento molto più aggiornate e capaci di me a raccontarvi quello che è successo a Genova in questi mesi e quello che significano questi fogli di via. Sono qui proprio perché tante persone capaci e che in questi mesi e anni si sono impegnate meravigliosamente per opporsi al Terzo Valico hanno ricevuto questo provvedimento da parte della Questura di Alessandria. Allora, siccome, come dice Lorenzo, e sono davvero contento e grato anche che sia così, chi ha ricevuto questo foglio di via lo ha preso col sorriso di chi sa di essere nel giusto e non si fa spaventare. E non mi faccio spaventare anch'io, che sono di Ponte Decimo, lavoro a Gavi, ho passato tutta la mia vita tra il Basso Piemonte e l'Alta Valpolcevera, per cui trovo veramente assurde queste limitazioni. Proprio perché non ho ricevuto il foglio di via, vorrei dire però qualcosa, perché il fatto di prenderla col sorriso non significa accettare provvedimenti del genere e non dire che fanno veramente schifo e sono uno scandalo per un paese che si dice ancora democratico. Io diciamo che volevo soltanto dirvi, e mi sembra ancora più paradossale in una sera come questa dove abbiamo sentito tutti quali sono gli intrecci che stanno dietro al Terzo Valico e sappiamo tutti cosa è successo qualche giorno fa a Voltaggio. Beh, chi ha ricevuto il foglio di via in questi giorni e nei mesi passati, i ragazzi e le persone del Piemonte che lo hanno ricevuto da parte della Questura di Genova, hanno ricevuto un foglio dove si fa riferimento a un decreto del 2011. Questo decreto del 2011, sono andato a vedermi che cos'è, ed è il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Quindi questo è il paese in cui viviamo, cioè delle persone che si oppongono a quest'opera, che vuol dire mafia, oltre che vuol dire uno spreco di risorse impressionante e un danno ambientale e per la salute di tutti noi, e che hanno fatto cose a volto scoperto insieme a tante altre centinaia di persone, sono colpite da un codice delle leggi antimafia che è stato studiato dal Parlamento in teoria per colpire i mafiosi. E poi diciamo che hanno ricevuto anche un provvedimento ancora più odioso, perché è un provvedimento amministrativo, non giudiziario, che viene immediatamente attuato e su cui non ti puoi, almeno nel breve periodo, difendere sul merito delle cose. E se uno, io vorrei leggervelo perché è veramente scandaloso, cioè se uno va a leggere le persone che dovrebbero essere oggetto di questo provvedimento, ditemi voi che conoscete tante di queste persone che hanno delle facce bellissime e solari, se possono essere lontanamente
comprese in un elenco del genere. Cioè, i provvedimenti si applicano a coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi. Coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Per queste ragioni sono stati colpiti personaggi come Ruberto, che tutti noi conosciamo e che ormai è cosa accertata, sono persone molto vicine a dentro alla mafia, all'andrangheta e alla criminalità organizzata. Ma in questo elenco vogliono comprendere persone come i ragazzi che avete visto intervenire adesso e che conoscete tutti. Quindi i fogli di via vanno respinti in tutti i modi e penso che ci siano i mezzi legali, e in parte anche il Tar Liguria si è espresso in qualche modo aprendo uno spiraglio, e soprattutto anche dal punto di vista della controinformazione e dei media, per rigettare questi fogli di via, che sono comunque un problema per noi, ma sono soprattutto uno scandalo per questo paese. E chiudo dicendo, so che ci sono anche alcuni giornalisti, in altri tempi, in altri paesi, quello che sta avvenendo non ci sarebbe bisogno di aspettare qualche indagine della magistratura per saperlo, perché come sono state fatte splendide inchieste sui siti del No Terzo Valico, e avete sentito parlare prima Davide Bailo, in altri tempi, in altri paesi, sarebbero i giornalisti, o dovrebbero essere i giornalisti, ad aver fatto emergere casi come quello della Laura Voltaggio e farli emergere con forza. Quindi occorre veramente, da parte di tutti adesso, prendere le cose sul serio, perché questa gente sta lavorando sulle nostre terre e bisogna che tutti noi, per il lavoro che ognuno fa, facciano la loro parte. E chiudo dicendo che anche noi a Genova, in provincia di Genova, ovviamente abbiamo i nostri problemi con la presunta legalità di chi lavora nel Terzo Valico. Avete sentito parlare della Pamoter e dei Mamone, che lavorano tranquillamente nel cantiere di Via Tecci a San Quirico, quindi proprio a Ponte Decimo, e soprattutto i Mamone sono, a tutt'oggi ricevono tantissimi appalti anche dal comune di Genova, però secondo la direzione antimafia sono uno dei massimi rappresentanti dell'andrangheta a Genova, e quindi questa è la situazione. Poi brevemente l'ultimissima cosa su un discorso dell'isolamento di Genova, che mi fa sorridere, anche se ci sarebbe da piangere, perché il Terzo Valico lo vogliono fare perché dicono che Genova è isolata dall'Europa e il Terzo Valico ci aprirebbe le porte verso l'Europa. Finora il Terzo Valico ha semplicemente riportato in auge dei confini assurdi che sono a livello di non ci resta che piangere, se non fosse vero. Confini come quelli di questi comuni, che purtroppo sono tornati ad essere confini invalicabili per dei ragazzi, delle persone, donne, uomini, che non possono venire a Arquata o non possono andare a Genova, e questa è veramente una cosa assurda. E poi c'è uno dei maggiori esponenti, pro Terzo Valico a Genova, Berneschi, che fino a poco tempo fa era presidente della Fondazione della Carige, quindi di fatto capo della Carige, che fu anche l'organizzatore di una manifestazione, di una marcia dei 300 per chiedere a gran voce il Terzo Valico a Genova, che è agli arresti da qualche settimana, magari avrete letto, per molti motivi, e poi ha portato un po' di fondi in Svizzera. Ecco, finora in Svizzera
col terzo valico ci sono andati solo i soldi, e quindi evidentemente Genova è isolata, però lui conosce strade per andare oltre confine che noi non conosciamo. E, niente, io vi saluto e, come dissi qualche mese fa a Radimiro, perché la strada è ancora lunga e abbiamo gli argomenti e i modi per riuscire a fermare quest'opera, facciamolo soprattutto per una cosa che sembra semplice, ma alla fine è quello che ci fa agire anche in una certa maniera. Facciamolo semplicemente per riappropriarci della bellezza, che è quella delle nostre terre, che non devono essere devastate. E per riappropriarci della bellezza, purtroppo in questo mondo dobbiamo anche saperci ribellare, e quindi in una parola sola, ribellezza a tutti. Grazie, ciao. Grazie. Andiamo avanti, che siamo in tanti a parlare, è un piacere sentire tutti. Proseguiamo con Fabrizio, è un gradito ospite. Tutti quelli che sono contro il Terzo Valico sono ospiti graditi qua da noi. Grazie Francesco. Io volevo dire grazie, prima di tutto. Grazie a tutte le persone che in questi anni, no, sono scese per le strade per rimandare indietro tutti i tentativi di esproprio, per manifestare contro questa ennesima porcata che è il Terzo Valico. Il Terzo Valico non è diverso da tutte le altre grandi opere, dove continuano a raccontarci favole e a sostenere cose imbarazzanti. Io l'ho sentito dire ancora ieri in Consiglio Comunale a Novi. No, continuano a raccontarci favole, non affrontano il problema. Come ha citato prima qualcuno, non è un problema il fatto che ci siano delle ditte dubbie o dichiaratamente con grossi problemi nei confronti della giustizia. Il problema è far andare avanti i lavori più velocemente possibile. Questo è quello che vogliono fare sulla nostra pelle. Quindi io continuo a dire grazie a tutte le persone che sono scese in piazza e che scenderanno in piazza e scenderemo in piazza, e grazie anche a quelli che per aver fatto questo hanno subito dei avvisi di garanzia, vogliamo chiamarli così, sono così, delle restrizioni alla libertà personale, come può essere Claudio, o persone che semplicemente per manifestare e chiedere il rispetto dei propri diritti si sono ritrovati con la testa ferita. Vedo una personcina lì seduta. Perché è questa la questione, è una questione di diritti. Il diritto ad avere delle risposte, il diritto che se dobbiamo subire una porcata come questa, quantomeno ci venga spiegato il perché. Il problema è che non esiste modo di spiegare che questa, come tante altre cose, serve. E quindi si va oltre questo, ma ne abbiamo infinite prove. Noi personalmente avevamo presentato, è uscito anche sul sito, più di un anno fa una richiesta che venisse spiegato e provata l'effettiva necessità di quest'opera prima di concedere la proroga alla pubblica utilità. Poi il buon ministro ha pensato bene di soprassedere per 11 mesi prima di rispondere con una serie di cose che, scusate, sono le solite supercazzole che continuiamo a sentire. Non si affronta mai il problema, non ti viene mai spiegato, si evita accuratamente di affrontare il discorso perché non sarebbe sostenibile per questa, ma come per tante altre cose. Ma lo sentiamo tutti i giorni, abbiamo sentito parlare dell'Expo di Milano e il commento è stato sì, c'è qualche mela marcia, no? Però l'opera non si può mettere in discussione. Parliamo del Mose, arrestano la gente, gli danno una pena minima, poi dopo, per fortuna dopo qualche settimana qualcuno di buon senso dice ma che cosa state facendo? 4 mesi per rubare? È un po' poco, no? E allora rimette in discussione tutto. Però non viene mai affrontato il discorso, lo spiegare alla gente e dimostrare soprattutto alla gente che un'opera serve. Questo dovrebbe far pensare. Io
Per quanto riguarda la Lauro, posso raccontare un aneddoto. Noi siamo andati il 24 di gennaio in visita al cantiere che ora è stato chiuso e durante la visita abbiamo proprio chiesto come sia possibile che quella ditta riceva gli appalti, no? E ci è stato risposto così. Questo dovrebbe far capire tante cose. Quindi, ripeto, grazie, non mi stancherò mai di dirlo e soprattutto non mi stancherò mai di esprimere la mia completa solidarietà e il mio completo appoggio a tutte le persone che hanno ricevuto limitazioni, no, alla propria libertà personale e che hanno visto venire violati i loro diritti, no? Io sarò sempre, per ora non mi è successo, ma quelle secondo me sono medaglie. Io sarò sempre al loro fianco e continuerò a esserlo, perché sono prima di tutto un notav. Amo il mio territorio e non accetto che qualcuno pretenda di violarlo e di regalarlo alla mafia. Questo ragazzo che vedete a fianco a me, voi siete abituati a vedere o Marco oppure Davide a tutelarci. Lui è Paolo Mighetti, nuovo consigliere regionale, vicino a noi, e anche lui da notav. No, sarà al nostro fianco quando possibile. Grazie. Grazie a tutti, sono un po' nuovo in questa veste, nuovissimo, perché il mio primo consiglio regionale è avvenuto il lunedì scorso, ci siamo insediati, abbiamo visto cosa riescono a farci come Movimento 5 Stelle, come ci relegano da una parte perché siamo quelli diversi, perché siamo quelli notav, perché siamo quelli che sostanzialmente difendono la gente, perché siamo i soli, siamo i soli in quei palazzi lì. Quello che mi è capitato per esempio questa settimana è di trovarmi a difendere gli interessi di una categoria, che è la categoria dell'albergatore, io vengo da Acqui, è la nostra ossatura dell'economia, e i giornalisti mi hanno detto che salgo sul carro e faccio il protagonista. Invece dovrebbero essere, ho sentito prima, i giornalisti che fanno gli interessi della gente, mettono al pubblico ludibrio quelli che sono gli appalti, quelli che sono gli interessi privati che ledono le nostre libertà. Invece il giornalismo fa gli interessi dell'establishment. Che cosa posso garantirvi? Vi garantisco che il Movimento 5 Stelle vi darà una mano, perché è quello che possiamo fare. Vi daremo una mano e da Torino tutto quello che ci chiederete noi proveremo a farlo. Chiaramente voi siete sul pezzo, siete qui, vivete la situazione, avete il metro di quello che sta succedendo. Noi da là avremo opportunità probabilmente di vedere altre cose, di accedere a certi atti, e con questo potremmo venirvi incontro. Fortunatamente non c'è solo più un consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Davide Bono in 4 anni ha fatto quello che un umano in genere non riesce a fare, dividersi in 20 probabilmente, perché aveva tutto il territorio del Piemonte da coprire ed era sostanzialmente da solo. Adesso siamo in 8, la TAV della Valsusa è stata un po' più fortunata, ha 2 consiglieri, in provincia d'Alessandria sono da solo e cercherò di darvi comunque una mano, cercherò di essere presente a tutte le vostre riunioni, cercherò di capire a fondo tutte le vostre ragioni con anche un po' di umiltà, perché l'umiltà specialmente nella politica non va più di moda. Vi ringrazio. Ciao a tutti, Paolo. Sì, ovviamente noi ci siamo presentati, l'ho voluto presentare perché è anche giusto che si conosca la persona, ma noi siamo e restiamo strumento a disposizione di tutti, qui, perché prima di tutto siamo notav, è questo, e amiamo il nostro territorio e vogliamo difenderlo. Grazie.
Grazie Fabrizio. Allora andiamo avanti, Daniela, è tutto tuo il microfono. Ciao a tutti e ciao a Claudio, Lorenzo e a tutti i compagni in OTAV che non possono essere qua stasera a causa di provvedimenti che non esito a definire fascisti. Prima di tutto vi invito tutti quanti, e questo è. Vi invito tutti quanti, prima di tutto, alla pedalata NOTAV che si terrà domenica 6 luglio a Tortona, una pedalata che abbiamo organizzato da tempo, una pedalata contro i veleni, i lavori del Terzo Valico, contro il Terzo Valico, una pedalata contro le mafie, cosa che diciamo, lo diciamo da anni, come ricordava Davide e gli altri compagni prima, e ci pare ancora più opportuno ribadirlo oggi a seguito dei gravi fatti successi. Una pedalata, guardate, che va dal cuore della città fino alla cava della Montemerla, una cava di cui avrete sentito parlare, che non è scelta a caso, è una cava profonda 10 metri dove vorrebbero fossero ospitati 2.200.000 metri cubi di smarino con amianto, una cava che sta a due passi da un quartiere popoloso, pieno di case popolari, con delle scuole elementari, scuole medie, centro commerciale e tantissime attività. Una cava quindi nel cuore della città. Ecco, parte dei terreni di questa cava, lo diceva già qualcuno prima, appartengono a società in qualche modo tutte riconducibili al gruppo Ruberto S.p.A. Lo stesso imprenditore Ruberto, che è stato condannato per tangenti e per aggressione, lo stesso imprenditore Ruberto che è scampato ad un agguato a fucilate qualche anno fa, lo stesso imprenditore Ruberto che ha fatto picchiare degli ambientalisti che seguivano qualche anno fa molto coraggiosamente i traffici notturni di alcuni suoi camion, lo stesso imprenditore Ruberto sottoposto a interdittiva antimafia qualche mese fa, per i suoi legami acclarati con i clan dell'Andrangheta e nella fattispecie col clan dei Gaglianò, una famiglia che arriva tanti anni fa dalla Calabria e che prima di approdare a Tortona, guarda un po', sta per diversi anni a Genova. Seguite i riferimenti geografici che vi faccio adesso durante il discorso perché poi capirete il senso di questo. I residenti della zona della Montemerla ci dicono che da anni e anni, ancora prima dei rumori sul Terzo Valico, lì c'è stato un traffico continuo di camion di notte e quindi il timore, direi qualcosa di più che un timore, è quello di trovarci di fronte allo smaltimento illegale di rifiuti tossici e direi che qualcosa di più di un timore. Ora, salto dalla Montemerla a Castello Ormellino, cava che sta a cavallo tra Sale e Tortona, questa interessata dal primo lotto dei lavori, quella che dovrebbe ospitare, oltre allo smarino, gli schiumogeni, gli additivi, le sostanze stabilizzanti per i lavori altamente tossiche. Cave che stanno vicino a terreni dove si coltiva, dove si producono conserve, ortaggi e quant'altro, che poi tutti andremo a consumare. Accanto a Castello Ormellino, dove anche qui ci viene segnalato un continuo traffico di camion, che chissà mai cosa trasportano, stanno altre due cave non direttamente interessate, quantomeno non nell'ultima versione del piano cave dal Terzo Valico, ma sono due cave importanti, una è la Liprandina verso Castelnuovo Scrivia, e l'altra la Viscarda in località di Sale. Sono importanti perché le attività che si svolgevano in queste cave sono state bloccate, udite udite, da poco tempo, perché lì sono stati rinvenuti nel suolo, fino in profondità, in quantità veramente impressionanti, sostanze come idrocarburi, benzene, cadmio, piombo, eccetera. E da dove arrivano queste sostanze? Pare arrivino da alcuni comuni della Liguria, con una semplicissima autocertificazione. Lascio riflettere voi sulla tracciabilità dei rifiuti, sui controlli, sulle responsabilità istituzionali rispetto a queste faccende. In una di queste cave, quella in località Viscarda, operava l'azienda Franzosi, un'azienda che forse dovrebbe richiamare qualcosa alla mente perché, se non vado errata, in qualche modo ha lavorato anche al cantiere di voltaggio. Ora, tutte queste zone non sono distanti, in particolar modo non lo è la Viscarda, dai terreni che venivano lavorati dai braccianti dell'ex azienda Lazzaro. Non so, forse questo vi ricorda qualcosa, la vicenda del presidio di Castelnuovo Scrivia.
sono le zone in cui si sono ribellati questi braccianti e sono emerse vicende ancora aperte con processi, denunce e quant'altro, vicende di caporalato, di sfruttamento, di traffico di permessi di soggiorno. Perché faccio questo passaggio? Stiamo parlando di grandi opere, non me lo sono dimenticata. Perché è evidente che abbiamo un territorio controllato dalle mafie, un territorio che è gestito dalle mafie, è questa la questione, è l'intero sistema che è mafioso, non possiamo più parlare di una ditta o di un'altra ditta, qui oggi parliamo di grandi opere, e beh, è l'intero sistema, lo dicevano prima, che è marcio delle fondamenta, non è un problema della Lauro, non è un problema di Roberto. Se abbiamo un tot di aziende e tutte, chi più chi meno, hanno comunque avuto dei problemi con la giustizia legati a collusioni e collegamenti con la criminalità organizzata, è del tutto evidente, come noi andiamo dicendo da tempo, che il Terzo Valico, come le altre grandi opere, è stato pensato unicamente perché prendano profitto i clan. E di fronte a questo, la prefettura di Alessandria cosa fa? Sta silente e timorosa. È inaccettabile, anzi si smarca, precisa che i provvedimenti non arrivano da lì. E di fronte a questo la questura cosa fa? Si accanisce contro la popolazione Notav, che giustamente difende il diritto ad abitare una terra, difendendo salute, difendendo aria, difendendo le falde, l'acqua. Di fronte a questo cosa pensano di fare il 9 luglio le forze dell'ordine? Di schierarsi in assetto antisommossa per difendere le mafie aggredendo la popolazione che lotta contro quelle mafie? Ce lo dicano, lo vogliamo sapere cosa faranno a 9 luglio. Ancora una cosa, i sindacati confederali, che sarebbe ora che facessero finalmente una distinzione tra lavoro e buon lavoro, perché non si può andare a blaterare di lavoro e di legalità. Quale legalità? Quella delle 'ndrine? E oltre a questo, il buon lavoro, il lavoro che si fa in sicurezza, il lavoro che non violenta il territorio, il lavoro che non porta morte, il lavoro che non è dato dalla mafia, perché questo è inaccettabile, è inaccettabile. Allora, di fronte a tutto questo, noi ribadiamo ancora una volta che non ci fermiamo e non ci fermeremo. Non deleghiamo, non delegate niente a nessuno, né alla magistratura, né ai partiti politici, neanche quelli che ci stanno vicini e che ringraziamo per questo. Questa è una lotta popolare, è una lotta dal basso, è una lotta dove se pensavano di intimidirci hanno veramente sbagliato i conti, perché ancora una volta noi gli diciamo neanche un passo indietro. Grazie Daniela. Allora, avrebbe dovuto essere qua anche l'avvocato del movimento, Laura Tartarini, purtroppo ha avuto un contrattempo con l'auto che l'ha tenuta bloccata e quindi non riesce ad arrivare stasera. Ci scusiamo tutti, proseguiamo con i nostri ospiti, Ilio Pollero di Serravalle. A lei. Grazie. Ciao a tutti. Io volevo fare un ragionamento anche abbastanza semplice che è già stato introdotto da Gianfranco Marchesotti nel primo intervento, che è quello che abbiamo bisogno di essere in tanti, abbiamo bisogno di allargare quello che è la base di persone che si oppone a questo lavoro, proprio perché l'unica possibilità di ostacolare o di contrastare questa iniziativa è quella della contrapposizione popolare, come diceva prima l'intervento di prima. Io penso che io sono un consigliere comunale di opposizione a Serravalle Scrivia. Sono stato eletto in una lista slegata dai partiti, una lista con una connotazione di sinistra che ha alla base un'idea di società che è diversa da quella che si vuol costruire con questo sistema. Io credo che nel paese, nei nostri paesi ci siano la maggioranza di persone che è contro
il terzo valico che è contro un certo tipo di impostazione delle politiche istituzionali. Uno dei problemi che abbiamo è quello di riuscire queste persone a portarle in strada, a portarle alla partecipazione diretta e a farle intervenire su questi problemi. Credo che anche noi come istituzioni, come persone che stanno nelle istituzioni, dobbiamo cercare di fare un passo avanti, di portare una denuncia più forte, una richiesta più forte contro questo tipo di problemi, che si evidenziano in queste opere macroscopiche come quelle del Terzo Valico, ma che stanno anche in problemi più legati magari alla vita amministrativa. Penso al consumo di suolo per l'edilizia, ai piani regolatori, alle ristrutturazioni piuttosto che all'uso di terreno, di nuovo terreno agricolo per espandere le costruzioni. Per cui c'è una materia di fondo su cui cercare di smuovere l'opinione pubblica e portarla alla partecipazione. Dobbiamo cercare di proprio superare questo momento di delega, ma farci portatori dei nostri interessi in un modo diretto. Per l'esperienza che possiamo dimostrare noi a Serravalle, il momento che ha permesso la costruzione del comitato contro il Terzo Valico, che ha permesso di dare un certo tipo di risposta all'opera, è stato proprio il momento degli espropri, dei primi espropri di 2 anni fa. In quel momento lì si è riusciti diciamo, a mettere assieme persone con diciamo, modi di vedere e interessi politici diversi proprio su una tematica di fondo. Io penso che dobbiamo, partendo da questi nuovi espropri, rilanciare di nuovo questo scalino ulteriore di partecipazione, chiamando proprio la gente, le persone alla partecipazione e al rifiuto di una politica amministrativa che vede solo la finanza e l'interesse diciamo privato nell'uso del denaro pubblico come unico miraggio. E in questo ci stanno anche le politiche messe in piedi dalle nostre amministrazioni, che per rincorrere le opere di compensazioni, per cercare di portare euro in cassa del comune, diciamo, sono pronte a qualsiasi compromesso pur di mandare avanti i loro disegni al di là della salvaguardia del territorio e di quello che dovremo preservare per le generazioni future. L'impegno che possiamo mettere noi nelle opposizioni è quello di una denuncia continua e di cercare di far passare quello che è un punto di vista che riteniamo condiviso dalla maggioranza degli abitanti e dei nostri concittadini. Quindi credo che dobbiamo perseguire su questa linea e non lasciarci intimidire dai provvedimenti che il potere cerca di mettere in atto per dividerci o per spaventarci. Grazie. Okay, grazie. Stiamo andando avanti con la serata, siamo a buon punto. Faccio 2 parole velocissime per informarvi di quello che qualcuno sa, abbiamo fatto l'esposto la scorsa settimana. Non vado nei dettagli tecnici per non farvela venire troppo pesante e ammazzare completamente la serata. Diciamo che i punti su cui abbiamo presentato questo esposto sono sostanzialmente due. Sono 2 delibere, una recente che riguarda combinazione di espropri e sulla proroga della dichiarazione di pubblica utilità, e l'altra che riguarda invece la delibera del CIPE, che è quella che proprio autorizza
l'avvio dell'opera per lotti costruttivi non funzionali. Stringendo la prima delibera della Corte dei Conti ha dato il visto sulla proroga di pubblica utilità, praticamente accettando le spiegazioni che hanno dato le amministrazioni in merito ai fondi che l'anno scorso, vi ricordate, avevano detto essere stati tolti per intervenire su vari settori dello Stato e poi sono stati restituiti un po' a rate dal 2015 al 2024, un'opera che ricordo dovrebbe finire nel 2020. Cosa è successo in questa delibera? La Corte dei Conti è rimasta soddisfatta delle rassicurazioni delle amministrazioni perché le hanno detto il secondo lotto lo rifinanziamo. In realtà, andando a leggere, noi abbiamo visto che non viene richiamata un articolo di legge che è quello che per coprire l'eliminazione dell'IMU hanno dovuto reperire dei fondi e nel 2015 questi fondi li hanno presi dal terzo valico. E secondo noi deve esserci trasparenza tra le amministrazioni. Se un'amministrazione convocata dalla Corte dei Conti non si ricorda di precisare questa informazione abbastanza importante, perché la Corte dei Conti aveva già fatto delle note di biasimo sulle modalità in cui venivano scritte le delibere del CIPE, lo riteniamo abbastanza importante e degno che la Corte dei Conti faccia una riflessione sopra. Il secondo provvedimento che andiamo a contestare è una cosa un po' strana per come si è sviluppata e non sembrerebbe neanche possibile che in Italia succedano queste cose, o forse se c'è un paese dove ci aspettiamo che succedano è l'Italia. Praticamente cosa succede? Dell'amianto, che ne abbiamo parlato tanto, nel 2005 la regione Piemonte e la provincia d'Alessandria avevano cominciato a fare le loro osservazioni dicendo: guardate che non avete fatto in modo accurato tutte le analisi che andavano fatte in una zona che è pericolosa a rischio amianto e questi campionamenti sono insufficienti, dovete farli meglio. Nel 2010 è intervenuta la legge finanziaria del 2010 che si è inventata questa realizzazione dell'opera per lotti costruttivi non funzionali. Questa parola non funzionali cambia completamente il mondo e la visione dell'opera. Un lotto non funzionale è un lotto che non ha nessuna utilità. L'importante è che sia finanziato, quindi un'opera può essere divisa in sei parti, come nel nostro caso, e ogni singolo lotto non funzionale basta che abbia i soldi e può andare avanti. Quindi, ad esempio, nel primo lotto, che è quello che al momento può procedere, c'è la galleria di voltaggio con la finestra Vallemme. In teoria, se non si hanno i soldi per finanziare il secondo lotto, il terzo, il quarto e così via, hanno potuto fare lo stesso una galleria che finisce contro un monte, cioè all'interno del monte, e non porta da nessuna parte e non hanno nessun obbligo di proseguire. Questo ovviamente crea un danno erariale e soprattutto questo si verifica per quanto riguarda l'amianto, perché loro con l'amianto continuano a dire: ne parleremo dopo quando si verificherà, quindi nel primo lotto no, ma magari ne parliamo nel secondo se nel secondo lotto capita. Il punto è che l'amianto comporta dei costi e questa autorizzazione per lotti costruttivi non funzionali è stata possibile solo perché loro, non prendendo in considerazione il problema amianto, hanno tenuto la cifra su 6 miliardi e 200 milioni. Questo vuol dire che hanno un totale disponibile massimo di 10 miliardi unito al Brennero e alla Treviglio Brescia e abbiamo visto essere arrivati a 9 miliardi e 811 milioni, cioè mancano 189 milioni e sforano. Ora è ovvio che, non avendo tenuto conto del problema amianto, hanno tenuto di conseguenza l'autorizzazione per lotti costruttivi non funzionali. L'amianto è tornato in gioco dopo, dice poi ne parleremo, ma se loro avessero quantificato correttamente prima non potevano neanche proprio fare per lotti costruttivi, quindi quell'autorizzazione che ora, di cui si fanno forza per andare avanti, in realtà parte da un presupposto che, se ben gestito, non aveva ragione di essere. E la possibilità è che si crei un danno erariale, perché quando verrà trovato l'amianto i casi possibili sono sostanzialmente tre: si ferma l'opera perché non ci sono i soldi per andare avanti in sicurezza e si buttano via i soldi, quindi, di quello che è stato fatto; si chiedono maggiori soldi per poter gestire correttamente il problema amianto, che è rilevante, e quindi c'è di nuovo danno erariale; oppure, ed è l'ipotesi che noi facciamo a scopo di accademico, scolastico, però pensiamo impossibile, si ignora completamente il problema amianto e si crea in questo caso un danno che verrà ribaltato sul Servizio Sanitario Nazionale, perché ovviamente presenza di amianto non trattata correttamente vuol dire epidemie dovute a mesoteliomi, fibre nell'aria,
terre portate in discariche che non sono autorizzate per la gestione, perché queste discariche sarebbero in Germania, e quindi si trova un problema che conosciamo con la Terniti di Casale, dove l'amianto praticamente ha creato un problema che ancora oggi è forte e non ci sono di fatto i soldi per risolvere il problema. E noi chiediamo quindi a questo punto che valga il principio di precauzione, che è quello che dice che se c'è un dubbio per la salute pubblica e per l'ambiente, l'opera andrebbe sospesa e rivalutate tutte le considerazioni. Speriamo che qualcuno ci dia ascolto adesso e valuti queste nostre obiezioni per una volta in anticipo e non a dirci bravi quando ormai il danno è fatto. Andiamo avanti e facciamo chiudere a Giovanni. È qua. Buonasera a tutti, adesso vi vedo abbastanza stanchi, ma l'ora ci sta per tutti. E niente, noi la chiudiamo qua come eventi programmati. Io volevo solo ricordarvi che il 9 e il 10, io, gli altri, ragazzi, anziani e giovani, siamo sulla piana di Arquata. Siamo tutte persone, molte ci conosciamo, proprio di Arquata, di Saravalle, o che comunque come me hanno a che fare con Arquata molto, ma molto strettamente. Non ci fa paura essere qua questa sera, ci fa un po' più paura fare tardi, perché molti di noi lavorano domani e nessuno ci paga per stare qua. A differenza di tante altre associazioni e movimenti, noi lo facciamo perché veramente ci crediamo. Ci credo io che da studente qualcuno mi dice rischio la mia carriera, il mio futuro. Io gli rispondo sempre che non lo rischio combattendo il terzo valico, lo rischio facendo finta che non ci sia il terzo valico, facendo quello che fanno molte istituzioni e molti miei coetanei che Bravo. Quotidianamente riprendo. Il vero problema è ignorarle queste cose, puoi pensarci fra 30 anni quando forse è troppo tardi per pensarci. Purtroppo viene sempre a mente l'idea di Casale, sappiamo che è successo a Casale, ma la memoria dell'uomo è troppo fallace e troppo breve a volte per ricordare. E l'amianto purtroppo è uno solo dei tanti, tanti, tanti problemi legati a questo progetto. Quindi l'invito è grande, grande per tutti, è grande perché avremo bisogno dell'aiuto di tutti quanti veramente. L'amministrazione comunale ci aveva dato una forte mano 2 anni fa, ora questo appoggio per motivi svariati manca, ma siamo comunque appoggiati da tutti voi, ognuno appoggia l'altro perché siamo consapevoli che questo movimento è un movimento veramente trasversale, non c'è colore politico, non c'è bandiera, l'unica bandiera che sventoliamo, che vogliamo sventolare è quella che vedete appesa là, bianca, col treno sbarrato che ho scritto no TAV, no terzo valico. Quindi speriamo di essere in tanti, vedo che è ritornata la voglia di combattere dopo i pacchetti di denunce che ci hanno lanciato, perché qui la giustizia è stata fatta presente a vari troso, cioè va contro le persone che in realtà difendono la loro terra e invece premia quelli che questa terra la guardano solo come una mazzetta su una scrivania o piuttosto che in tasca direttamente. Quindi grazie a tutti voi, questa sera siete stati tanti, ce l'aspettavamo perché abbiamo fiducia negli arquatesi, abbiamo fiducia nelle persone di queste valli e soprattutto mi rivolgo veramente ai miei coetanei, ne ho visti bazzicare un po' qua e là, e agli anziani e più anziani, quelli che io definirei nonni e zii, perché siamo le fasce che in questo momento possono effettivamente cambiare le sorti di questa grande, grande mafiosa opera. Siamo quelle persone che possono, perché siamo in vacanza, esserci, siamo quelle persone che non hanno necessità di lavorare tutto il giorno per mantenere una famiglia a volte, quindi possiamo esserci 1-2 ore, tutta la giornata, una mattina, una sera. Io lo dirò sempre, mi sono fermato a un esproprio per caso e da lì non me ne sono mai andato, ho trovato una vera famiglia, quella di Notaf, no terzo valico. Buona serata a tutti. Grazie. Allora, siamo quasi in chiusura, ma vi chiederei il favore di restare ancora un attimo perché abbiamo Urbano dalla Val Bormida che ha chiesto di dire 2 parole e siamo felicissimi di dargli il microfono. Vieni Urbano, vai. Buonasera a tutti. Come voi sapete, avrete seguito dalle stampa le battaglie che abbiamo fatto in Val Bormida. Noi abbiamo avuto 3 cave del COCI che erano state inserite per portare il marino, le abbiamo cacciate via tutti e 3.
abbiamo vinto anche contro una multinazionale, la Rigoboni, che voleva portare 1.700.000 metri cubi di rifiuti tossici nocivi a Sessavio. E abbiamo vinto praticamente tutte le battaglie per adesso in Valvormida e le abbiamo vinto con i cittadini. E oltretutto voglio ricordare che in Valvormida ci sono tutti i sindaci, ma proprio tutti i sindaci, contro l'uso delle cave per i rifiuti. Tutti i sindaci. E questo la dice lunga su quello che c'è in questa zona. Da qui a Tortona si sono comportati malissimo i sindaci con la popolazione. Non hanno risposto agli appelli dei cittadini, al pericolo incombente che c'è sulle nostre teste, sulle nostre famiglie, sui nostri figli. Si sono voltati la testa da un'altra parte, sono entrati a fare i giochi politici, hanno obbedito alla segretaria dei partiti. Bravo! Hanno obbedito alla segretaria dei partiti, che si sono comportati ancora peggio, perché sono loro che tengono in piedi questi cantieri dell'alta velocità, dove lavora solo la mafia, dove lavorano solo gli andranghetisti, la camorra, e non sono capaci di mettere quei soldi, tanti, ma perché sono tanti miliardi, per lo sviluppo del territorio, per dare lavoro ai giovani, per dare aumento alle pensioni, per ricostruire gli ospedali che stanno cadendo a peso, come le scuole, e gli ospedali ce le stanno chiudendo dappertutto. Io dico, questo è un governo di merda. E questa classe politica si dovrebbe vergognare, perché in questo momento di sofferenza del paese, quando i soldi non ci sono, i soldi che ci sono si fa come nelle buone famiglie, si spendono dove c'è bisogno, non nelle cagate come questa qua del Terzo Valico o della Varzusa. Questi sono dei delinquenti e questi sono quelli che ci guidano il paese. Io voglio dire che noi in Valle Vorbida siamo una Valle Vorbida che è stata martoriata per anni dall'anno di Cengio. Però in questi ultimi due o tre anni abbiamo lottato accanitamente contro una multinazionale, la Rigoboni di Parma, che è stata accusata di traffici illeciti di rifiuti in Spagna, a 11 interpellanze in Parlamento per i suoi traffici, e noi li abbiamo sconfitti a loro in Valle Vorbida. Abbiamo sconfitto anche il Terzo Valico, perché non c'è nessuna cave disponibile in Valle Vorbida a favore del Terzo Valico, perché abbiamo 33 sindaci contro questa cosa. E io direi bello e forte a questi sindaci di merda che ci sono di qui a Tortona, che non sono a favore della popolazione. E dovrebbero vergognarsi, perché qui ci sono le famiglie che pagano le tasse, ci sono i disoccupati, ci sono i pensionati, ci sono i tartassati, e con questi soldi ci stanno costruendo questa chifesa. Io voglio essere il 9 qua, sono venuto sempre a Barquata, dalla Valle Vorbida, a solidarizzare con questi ragazzi, a solidarizzare con le famiglie, a difendere il territorio. Io sono un profugo politico cileno, vengo da molto lontano, ma sono 40 anni che vivo in questo paese. Io ho dedicato 40 anni della mia vita a difendere questo territorio, a difendere la salute di queste popolazioni. Mi sono legato come la pelle insieme. Quindi io non ho niente da insegnare a nessuno, però a livello individuale ci sarò anch'io. Grazie. Grazie Urbano. Allora, Salvatore, il Comitato di Alessandria. Mentre Salvatore sta arrivando, vi anticipo che la chiusura della serata, come è giusto che sia e come ci fa piacere che sia, verrà fatta da Claudio, che ci ricolleghiamo, ci ha sempre seguito tutta la sera e ha sentito tutto. Quindi dopo Salvatore, se qualcuno desidera ancora prendere il microfono, è il benvenuto, ma state qua ad aspettare, perché i saluti sono quelli di Claudio. Allora, sono del Comitato di Alessandria e voglio dire subito una cosa che è importante e che mi è subito venuta in mente appena sono arrivato in questa piazza. Non hanno vinto, siamo in tanti, sono arrivate le denunce, sono arrivati i fogli di via,
sono riusciti a fare i fogli di via dalla Liguria per non venire in Piemonte, dal Piemonte per non andare in Liguria, e addirittura nel caso di uno dei nostri, del nostro comitato di Alessandria, uno del Piemonte che non può andare negli altri posti del Piemonte, un po' come è successo per Claudio, che non può andare negli altri posti del Piemonte e non può andare neanche nei posti della Liguria. Sono riusciti a mettere tutti i divieti, sono riusciti a inventare denunce assurde, sono riusciti a fare tutto questo, ma non hanno vinto. Siamo in tanti e saremo ancora di più, sicuramente, e sempre di più, e lo dimostreremo subito il 9, perché il 9 noi li aspettiamo al varco. Perché quando hanno detto, e alcuni hanno anche scritto, che noi siamo quelli illegali, siamo illegali perché? Perché ci siamo messi di mezzo dopo che abbiamo detto a tutti quanti che quel progetto era un progetto assurdo, che erano soldi nostri che venivano buttati via, dopo che abbiamo detto a tutti quanti che c'era la mafia dentro, dopo che abbiamo detto a tutti quanti e abbiamo detto in piazza che così non si poteva andare avanti, dopo che non siamo stati ascoltati, dopo che abbiamo detto facciamo delle assemblee tutti insieme e decidiamo, le assemblee pubbliche, assemblee popolari, ci hanno detto niente, hanno continuato con i loro lavori. E allora ci siamo messi di mezzo, ci siamo messi davanti, perché era l'unica maniera per difendere la nostra vita e per difendere la nostra salute e per difendere la nostra dignità. E allora sono arrivate le denunce. Ebbene, voglio dire ai vari magistrati che oggi chiudono temporaneamente un cantiere perché scoprono, dopo che l'abbiamo detto per anni, perché scoprono che è implicato con la mafia temporaneamente, perché lo riapriranno, perché subito ci sono mossi i loro servi e i servi dei loro servi, perché voglio dire chiaramente subito tutti si sono chiamati indietro, subito alcuni che dovrebbero difendere i lavoratori si sono dimenticati dei lavoratori che abitano qua e che dovranno respirare l'amianto, che dovranno vedere la distruzione del proprio territorio. E questo lo devono dire i lavoratori quando vanno in fabbrica ai loro delegati sindacali, glielo devono dire, ma da che parte stai? Stai dalla parte dei lavoratori o stai dalla parte della mafia? Questo quando è successo quello che è successo qui ad Arquata, dopo aver tirato giù le reti, abbiamo detto ai signori in divisa che hanno pensato bene di manganellare, da che parte stai? Stai dalla parte della mafia? Ed è questo quello che noi dobbiamo dire sempre. Noi difendiamo la nostra dignità, i violenti sono quelli che vogliono imporci le loro scelte. Ed è questo che noi diciamo, ed è quello che noi diremo dal 9 in avanti. Siamo pronti a prendere delle altre denunce? Certo! Siamo pronti a guardarci, a far guardare ancora le nostre facce e a metterci di mezzo? Certo! Perché noi abbiamo la dignità di difendere la nostra salute, di difendere la nostra vita. Gli altri difendono le carogne, difendono i mafiosi. Gli altri difendono una logica non delle mele marce, una logica marcia alle sue fondamenta. Grazie Salvatore. Se c'è qualcuno che vuole ancora aggiungere qualcosa, il microfono è in assemblea pubblica ed è sempre aperto per chiunque voglia dire due parole. Se non c'è nessuno, prima di attaccarmi a Claudio, a Lorenzo, che ci sei Lorenzo? Lorenzo, sei ancora in linea? Vediamo, sembrerebbe di sì. Che... facciamo. Ciao, ciao. Grazie della compagnia. Noi adesso non so se riesco a tenerti ancora collegato per passare il video a Claudio, però mi ha fatto piacere che ci hai seguito. Spero che anche per voi sia stata una bella serata, anche se chiusi in una stanza, vedo, e a finestra aperta. Quindi... no, no, basta. Ma vuoi dire ancora qualcosa? Ci salutiamo? Ci salutiamo. Ciao, bravo. Ok, grazie, ciao, arrivederci presto. Passiamo allora a Claudio. Claudio, ci sei? Ci sono. Vediamo se in video, ce la fai a aprirlo?
o no? Credo che sia aperto. No, provo a chiudere Lorenzo, lo saluto. Vediamo se magari riesci te. Non ti richiamo subito. Guarda, andiamo in audio se non ti... Ops. Ok. Vediamo che mi richiama. Claudio? Eccomi. Ti sentiamo bene ma non ti vediamo. Fatti vedere. Forse sì. Ok. Bene, contento di rivederti. Guarda, un piacere. Se non c'eri te non era lo stesso piacere questa serata. Vabbè, niente, io ovviamente grazie a tutti. Mi spiace che i Valverdini non siano riusciti a sentirci, non siano riusciti a parlarci, e voglio ribadire questa cosa qua. Un abbraccio a loro che, insomma, ci spiegavano quanto amano i boschi di Voltaggio, e perché il 5 aprile erano arrivata con noi e oggi non gli è più permesso di passare il confine. Guardate, io ho ascoltato tutto in audio e davvero mi sono convinto di una cosa, mi sono convinto che questo movimento ha fatto tanta strada, ma probabilmente ne farà ancora di più, e credo che le pagine più belle della storia di questo movimento dobbiamo ancora scriverle. Lo diceva bene Gianfranco, secondo me scrivere le pagine belle di questo movimento significa che torniamo a pensare, non abbiamo in realtà mai smesso di farlo, ma dobbiamo oggi ribadirlo con forza, che il 9 luglio dobbiamo essere tante persone, il 9 luglio dobbiamo essere tutti quanti insieme come sempre, giovani, anziani, donne, uomini, e soprattutto dobbiamo dare la parte migliore della nostra comunità, che appunto si è scoperta comunità e pensa che tutti quanti insieme possiamo tornare a decidere cosa sia giusto, cosa sia sbagliato per il nostro territorio, e soprattutto che quest'opera abbiamo deciso che è dannosa per noi e che quest'opera la fermeremo. Guardate, io voglio ripetere una cosa perché credo che sia fondamentale questa cosa qua. Io chiedo a tutti, chiedo alle istituzioni di questa provincia di usare il cervello e di capire che il 9 e 10 luglio devono rinunciare loro ad eseguire gli espropri. Perché mi è sembrato di capire dalla determinazione di questa assemblea che o rinunciano loro o comunque ci sarà un sacco di gente che impedirà che quegli espropri vengano eseguiti. In maniera pacifica come sempre, ma in maniera determinata. E allora davvero io non potrò esserci, e quindi chiedo a tutti di fare uno sforzo in più, diciamo così, per esserci. Dobbiamo essere in tanti tutti quanti insieme. L'appuntamento, se ho capito bene, è alle 7 del mattino al piazzale delle Vaie, e poi da lì dovremo muoverci per andare dove vengono eseguiti gli espropri, e il giorno dopo invece l'appuntamento ce l'abbiamo a Serravalle. Credo anche che i ragazzi straordinari, come sempre, del Comitato dal Quadro, che si stiano facendo un mazzo tanto per allestire il campeggio a Radimero, e quindi per permettere anche a tutti quelli che magari vengono da un po' più distante, penso quelli da Alessandria, di poter dormire con le tende e poter essere pronti il giorno dopo per poter andare a Serravalle. E ho un'idea, ho, come dire, la convinzione sempre più, me l'avete sentito dire tante volte, ma stasera ne sono ancora più convinto. Avanti, il terzo valico lo fermeremo, perché questa è una lotta giusta, perché noi siamo dalla parte della ragione, e quando sei dalla parte della ragione non possiamo fare nient'altro che vincere questa lotta. Grazie a tutti, vi abbraccio, è veramente bello il calore che mi state mandando, è veramente bello tutte le volte che mi avete scritto, è veramente bello come tutti quelli del Comitato d'Arquata continuano a farmi sentire parte del gruppo, e quindi niente, ringrazio tutti e davvero buonasera a tutti, ci si vede in strada il 9 luglio. Ciao, grazie. Grazie Claudio e forza, siamo con te. Ringrazio tutti, ringrazio Claudio che comunque per qualche secondo è ancora lì che ci segue, e salutiamo tutti, ringraziamo della partecipazione, e come ricordava Claudio ci si vede il 9 luglio.